Un sospiro di sollievo, un momento di incontro al centro Sant'Anna di Verbania Pallanza in occasione della giornata nazionale del sollievo organizzata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche e dagli Angeli dell'Hospice. Perché è importante parlare di questi temi che sono ancora tabù o comunque sono temi dolorosi? C'è ancora un pregiudizio sugli hospice, quando si parla di fine vita, di morte, è inevitabile e quindi è proprio per questo che è importante fare un attimo il punto della situazione, lo stato dell'arte e continuare a fare sensibilizzazione e informazione, fondamentale. L'infermiere è un punto fondamentale, no, di questo sistema ed è poi quello a stretto contatto con i pazienti e con le loro famiglie. Assolutamente, l'infermiere è la figura professionale che specificatamente si dedica alle cure palliative e per codice deontologico e per profilo professionale risponde a questo soddisfacimento di, diciamo di alleviare il dolore ma di accompagnare anche la persona nella cura e nella fine della vita. Quando parliamo di presa in carico di un paziente in cure palliative parliamo di presa in carico della famiglia, perché non può essere imprescindibile l'ipotesi di prendere in carico la persona, a me piace dire persona, non malato, senza considerare la sua rete affettiva, familiare, amicale. L'hospice è una struttura residenziale a valenza sanitaria, ha tutte le caratteristiche per rispondere ai bisogni sanitari del paziente, ma anche le caratteristiche di accoglienza. Non si combatte più la malattia, si vive con la persona il momento, quindi ogni momento diventa unico ed irripetibile nella sua unicità e quindi fare in modo che ogni momento sia un momento non solo di tragedia del morire ma di vita fino all'ultimo momento.